Poi il fuoco, tanto fuoco, rovente, assassino, le urla, il dolore, la paura, la corsa, la morte. Quasi mi sveglio e mi accorgo che stavo sognando il mio dialogo onirico con Yolanda Palladino, una ragazza di 20 anni uccisa dalla malvagità umana, da una mano crudele che le ha spezzato le ali, bloccandone il suo volo verso la libertà, verso l'amore, verso la vita. Potremmo essere di sinistra, potremmo essere di destra, di qualsiasi colore politico, però quello che voglio dirvi è che la vita di un ragazzo non ha colori. Un ragazzo che praticamente viene stroncato nel pieno della propria vitalità, della propria gioventù, è un delitto che praticamente ci dovremmo accollare tutti quanti nella società, perché non può essere che a 20 anni si possa morire, ma morire poi così stupidamente. Aveva 20 anni Yolanda Palladino, era una studentessa di giurisprudenza che tornava a casa il 17 giugno 1975, quando in via Foria fu colpita da una morte mostruosa, nel rogo di una molotov lanciata su un corteo proprio da queste scale da oggi intitolate a lei, da parte di neofascisti della vicina sezione del Movimento Sociale Italiano, che sfogavano così la rabbia per aver perso le elezioni vinte dalla sinistra che elesse poi sindaco Maurizio Valenzi. Yolanda si trovava nel traffico per puro caso, quando nella sua 500, dal tettuccio aperto, piovve la bottiglia incendiaria che la trasformò in una torcia umana, per morire poi dopo 4 giorni di tormenti. Una studentessa della facoltà di giurisprudenza, una ragazza napoletana che voleva vivere e invece rimase vittima della barbarie e della violenza fascista. Quindi la città non dimentica, la città ricorda e soprattutto la città vuole dimostrare che oggi a Napoli la politica è amore e non violenza, e cercare anche di fare della città di Napoli una comunità che sappia valorizzare le differenze, cioè una città in cui si può stare insieme nei valori della Costituzione per scrivere una città fondata sulla giustizia, sull'uguaglianza, sulla solidarietà, sulla fratellanza e sulla libertà.